Spesso si comprende meglio in un'opera di finzione ciò che sarebbe potuto accadere, piuttosto che in un libro di storia ciò che davvero accadde. Javier Marías. Nell'Ottocento si sviluppano due generi letterari volti a raccontare la vita delle persone durante una determinata epoca e il contesto sociale in cui esse si muovevano. Si tratta del romanzo storico e del romanzo sociale. Le narrazioni storiche inseriscono una vicenda immaginaria in un periodo storico determinato, intrecciandola con fatti realmente accaduti. Il narratore è di solito onnisciente, conosce i pensieri dei personaggi e a volte interviene per commentare i fatti. Le narrazioni a sfondo sociale si propongono di ricreare situazioni quotidiane in cui si muovono personaggi verosimili, preferibilmente poveri o piccolo borghesi. In questo caso il narratore non interviene mai direttamente, ma ritrae le vicende senza interferire. Il capostipite dei romanzi storici è Ivanhoe di Walter Scott, a cui possiamo far seguire esempi illustri come I promessi sposi di Manzoni e La certosa di Parma di Stendhal. Tra gli autori di romanzi sociali più noti troviamo invece Balzac, Dickens, Flaubert e Verga. Oltre che in letteratura, il filone storico e sociale è stato particolarmente approfondito nel cinema, dove ha dato vita a indimenticabili capolavori.